Permesso? Oh, commendatore. Caro dottore, arrivate proprio in tempo. Una bella sorpresa, indovinate. Avete comprato la villa? Ma no, ma che villa, meglio, meglio. La nostra Lilli si è fidanzata con il dottor Vignali. Fidanzata? Non ve lo aspettavate, vero? Prego, e neanche noi ce l'aspettavamo. È stato così improvviso, proprio un fulmine a ciel sereno. Ce l'ha combinata bella, questo ragazzaccio. Niente ci avevano detto, niente. Tutto fra loro avevano combinato. Poi ad un tratto, boom, la bomba. Ah, la bomba? Già, boom. E voi non mi dite nulla. E cosa volete che vi dica? Rallegramenti? Rallegramenti anche a te. Grazie. Lilli, vieni ad aiutarmi. Permetti, caro? Prego. E questo birbante. Ma non era venuto per la villa? Ah no, la villa non si compra più. Ah no? E che bisogno c'è di comprarla? Avrebbe dovuto servire per Lilli appunto quando si fosse sposata, è vero, dottore? È così che si diceva? Già, così. E allora perché comprarla? Ormai resta in famiglia. Ma sedete, sedete, prego. È inutile, mi guardi così, lo so che ho fatto male, ma non è colpa mia, è stata una disgrazia. Io volevo baciare la cameriera. Che c'entra la cameriera? Come che c'entra? Sono scappati fuori i genitori, allora capirai. Mi sono fidanzato. Con la cameriera? Ma no, con lei. Ci saresti cascata anche tu, una bella figliola, devi aprire il cancello. Latte o limone? Latte. Molto zucchero? Molto. Latte o limone? Limone. Anche voi molto dolce. Amaro. Scusate, oggi bisogna che serva prima il mio signore padrone, dolce. Grazie. Limone e amaro. Grazie. Ma si può sapere perché sei così arrabbiato? Perché, non l'hai ancora capito? No. Lilli, me la volevo sposare io. Tu? Ma perché no? Avanti, avanti, Lilli, non aver paura. No, non sono preparata, non c'è l'atmosfera. Ma appena cominciato, te la trovi? Sì, sì, avanti, avanti, Lilli, andiamo. A lui. Perché sei venuto? Io? Perché sei venuto? Era meglio che te ne fossi andato. Non sai che il mio cuore si sveglia. Non sai che il mio cuore si dà. Ma scusa, le avevi parlato qualche volta dei tuoi sentimenti e delle tue intenzioni? Come ho parlato no, ma gliel'avevo fatto capire. Chiaro? E per bacco, quando uno dice mi sento solo. Non è chiaro. Sono felice soltanto in casa vostra. Non è chiaro. Cosa dovevo dire allora? Ma niente, meno parole e più fatti. Ma questo non è amore. È brigantaggio. Sta tranquillo. Domani vado dal padre e chiarisco la tua e la mia situazione. Dormi sereno, ciao. Sì, ciao. Scusate, siete il dottor Vignali? Sì, sono io, voi chi siete? Io sono Antonio. Avete bisogno di un servitore, anzi di un cameriere. A quest'ora? Ma io dalle 4 che sto qua. Dalle 4? 8 ore. Avete fatto altri servizi? Come? Ho fatto il cavallaro. Io non sono mica un cavallo. Il cavallo è delicato. Sapete servire a tavola? No. Pulire i pavimenti? No. Guidare la macchina? Ehi! Ah, e poi tengo la lettera. È di mia madre? Proprio di suo pugno. Ma com'è possibile? Sono già 4 anni che mamma... Eh sì. Che Dio la benedica. Era tanto buona con noi. Non sono venuto prima perché, beh, è una storia un po' lunga. Dunque, il primo anno perché ho dovuto tirare su Stella, la puledra, una cavallina che è venuta una meraviglia. Il secondo anno perché si è ammalata la signora Contessa, la proprietaria dei cavalli. Allora il signor Conte mi chiamò e mi disse: senta Antonio, tu devi restare perché senza di te come facciamo? E sono rimasto. Oh, il terzo anno abbiamo avuto la fregatura di quella malattia dei cavalli che si chiama astabizotica. No, alfatabizotica, ecco, mo mi ricordo. Poi... l'altro anno, che mi hanno combinato? Hanno venduto tutti i cavalli. E allora io mi sono arrabbiato e me ne sono andato. Che fai? Scusate! Ma che sei matto? Beh, adesso pulisci un po' la casa. Il necessario lo troverai qui. Vieni.
mucchietti, c'è aspirapolvere, spazzolone, lucidatore elettrico. E la scopa? E questo fa altro che la scopa. Allora, comincia dal salotto, Pronto? Pucci? Buongiorno. Pucci, io sono Antonio Perticone, il cameriere. E voi chi siete? Io? Ma io sono la fidanzata. Dottore? Dottore? Fidanzata. Ah, Lili, buongiorno, avete fatto bene a telefonare. Giusto adesso stavo... Che fai? Ma questo è pesante, io non ce la faccio. Beh, attacca la spina se vuoi che funzioni, là. Lili, giusto adesso stavo per passare da voi. Da te. Perché ho urgente bisogno di parlare, di spiegare. Ma sì, sì, parla pure. Ma anche io ti devo chiedere una cosa. Preferisci che ti chiami Pucci o Bio Bio? Rifletti. Rifletterò. Ma prima di Pucci bisognerebbe che... E funziona male. Prima di Pucci bisognerebbe... Come? Ma cosa dici? Sono io, canaglia. È la mamma che parla. Ma che cosa hai fatto a questa piccina? Ha già rotto due vasi cinesi e una porcellana di Capodimonte. Zitto e vergognati, mascalzone. Sì. Eh sì, mi vergogno. Già, troppo buona. Grazie. No, io compro la scopa. Ma appunto, volevo dirvi... Come? Ma chi è? Sono io, bandito, il papà. Ma cosa hai fatto alla mia piccina? Ride, balla, piange, mi abbraccia. Vieni stasera, che ti voglio tirare le orecchie. Sì, va bene, commendatore, verrò, ma intanto volevo dirvi... Come? Ah, sei tu? Cosa dici? Piccionista, per lo bravi, fu del zeffiro il sospiro. Ma se tu davvero mami, io dirottelo così. Ciao, Pucci. E come si fa a spiegare a questa gente, quei due che mi insultano, questa con lo zeffiro? Cosa vuoi con questo vostro io? Pio Istituto Orfanotrofio Santa Chiara. Che donna? Egregio dottore, vi prego di venire oggi stesso al nostro istituto per praticare la vaccinazione prescritta dai regolamenti sanitari, la direttrice. Anche questo ci voleva adesso. Andiamo a vaccinare l'orfanotrofio. Senti, se telefono una certa signorina Roletta... Un'altra fidanzata, come mi diverto. No, io no. Dunque, senti, se telefono Roletta, devi dire che io quest'oggi ho molto da fare. Ho la vaccinazione all'orfanotrofio. Mi fate vaccinare? Ma no, io devo vaccinare delle bambine. Poi ho delle cose importanti da regolare nel pomeriggio. Ecco, dile che l'aspetto stasera dopo lo spettacolo. Più espressione. E cercate di dare più significato a queste parole. Prima è tutto spirituale, qui nel cor. Ma poi diventa, come dire, più passionale, qui nel sen. Amor sacro e amor profano. Cerchiamo di capirle le cose. Porca miseria. Andiamo. Qui nel cor, c'è un amore, qui nel sen, c'è il tuo bene col tuo ben, c'è il mio ben. Devo telefonare, scusa Vittorio. Roba dell'altro mondo, non c'è più amore, non c'è più comprensione per l'arte. Vittorio, calma. Aida lo segue ad una lunghezza, lo incalza, lo raggiunge. Il duello è ora fra Nerone e Agripoglio. Il male il titolo. Momento! All'alto avanza minaccioso la vedete secondo. Momento. Il gruppo è alla curva, avanza compatto. Agripoglio perde terreno, lo riacquista. Il traguardo è ormai vicino. Agripoglio è sempre in testa. Aida lo sorpassa. Pronto? Aida! Aida? E che c'entra Aida? Abbiamo trasmesso la cronaca. Allora, che volete? Premio ittico. Ah, Loretta, vinto io da... sono il nuovo cameriere. Sì, il nuovo. Chi è? Ah. Dunque, il dottore ha detto che vi aspetta oggi. No, stasera, perché oggi è andato dalla fidanzata. Rettifico, è andato alla vaccinazione. Ecco, all'orfanatorio. Che fidanzata? Pronto! Ehi, rispondete! Ditemi subito il nome di quella donna! Pronto! Loretta, che fai? Noi ti aspettiamo e tu indugi. Sodasino c'altro. Ecco, lo vedi, adesso tu sei arrabbiata. Dio clima. Ma mi seccare. Ho detto mille volte che non voglio che la prova sia turbata da telefonate amorose. L'arte. Pensa al tuo personaggio, intensamente. La regina dello IEF. Ecco, il clima ritorna, lo senti? Va all'inferno. Qui nel cuore, c'è un amore. Oh, finalmente la prova è finita. Vi raccomando dunque puntualità. Fra due ore tutte in palcoscenico pronte. Grazie! E tu raccogliti, fatti forza. Dimentica per un'ora il tuo dolore. Ma che dolore, è rabbia. Lo sai con chi sei fidanzato? Con la figlia di un materassaio carico di milioni. Si è rivelato proprio quello che è, un basso e volgare borghese.
Su che sia di fino a domani, domani poi dopo il successo, due schiavi. Ma per carità, se crede che vada a cercarlo, si sbaglia. Sono troppo fine io. Porco. Ciao, Stella. La condotta del dottore non mi piace. Signorina, con voi posso parlare perché voi siete di famiglia. Donne, sempre donne, un vero spragello di donne. Molte. E chi lo può contare? Donne così. Donne che stanno perfino dentro i giornali, ne volete vedere una. Ecco qua. Si chiama Loletta Prima, una canzonettara. Ma questo è un vampiro. Il biglietto da mille se lo mangia come i briscolini. Che? Lo sentite male? Niente, un po' di freddo. Ah, è un altro momento è fatto. Ed è per questa che li portano via la casa. Figlia mia, le donne sono una rovina, io lo so. Una volta mi sono dovuto vendere un cavallo. Ma questo è niente, c'è anche la fidanzata. La fidanzata. Quella sì che è antipatica. Pulci, Pulci. Diverso. Datemi la roba mia. No, è un momento, le maniche sono ancora bagnate. Non importa, devo andare via. Andare via? Come lo aspettate vostro fratello? Non posso. Ditegli che ritornerò, che gli scriverò. Adesso devo partire. Signorina! Ah! Ragazzi in vestaglia. Benissimo. Signorina! Signorina! Voi saresti il cameriere? Sarei, su. Che faccia. Le piace? Questa qua? Chi è? Questa. È la sorella del dottore. Ah! Questa è buona. Potevate inventarne una migliore. Vi pare proprio che io abbia la faccia da stupida, sì? Chi siete voi? La sorella del dottore. Oh, che strana sorella. Che gira per casa seminuda in vestaglia. I miei abiti erano bagnati, ho dovuto farli asciugare, guardate. Ma è vero, è proprio la sorella di Pietro? E che volete che non la conosca? L'ho vista che era piccola così. Oh, ma scusate tanto, signorina. Voi dovete proprio perdonarmi, io ero un po' nervosa. Sono tanto contenta di conoscervi. Io mi chiamo Maddalena Fontini. In arte l'ho letta prima. Sì, cosa volete, un'usanza per noi artiste prendere un nome fittizio, estemporaneo, contingente. Ma l'avete cercata bene? Sì, signora direttrice, in soffitta nella cantina. Ma non è possibile che sia scomparsa così. Avvertite il giardiniere, forse si sarà nascosta nella serra, nell'orto. Siete venuta per il fidanzamento di vostro fratello, eh? Sì. È lui che vi ha avvertita? Sì. Ah, a me no. Io l'ho saputo così per caso da un cameriere. Porco. Oh, scusate tanto. Ma vi pare questo il modo di trattare una donna distinta come me? Un artista che ha sacrificato tutto per lui. Amore, arte, gloria. Gli volete molto bene al signor... a mio fratello? Il mio amore è di quelli che si raccontano solo nei romanzi. Io ero tutto per lui. Da che lo conosco non ho mai baciato nessuno. Non mi sono comperata un filo senza che lui lo sapesse. Ricordate quel ritornello. Tutto per te, l'hanno til di, senza dir no, sempre di sì. Ebbene, fino a questo punto. E lui mi si fidanza. Porco. Scusate, ma non c'è altra parola. E poi con chi? Con chi? La conoscete, la fidanzata? No. Nemmeno io, ma già me la figuro. Sarà una di quelle stupide bambolette imbalsamate. Poi figuratevi, la figlia di un materassaio. E mio padre era professore a Sassari. Signorina, adesso che siamo diventate amiche, dobbiamo parlarci col cuore in mano. Dobbiamo fare un'alleanza noi due. Perché? Ma per impedire che vostro fratello sposi quella ragazza. Ha sentito, non lo dico mica solo per me, eh? Per carità, io sarei pronta a sacrificarmi, a chiudermi nel mio dolore se il mio sacrificio servisse a qualche cosa. Ma io lo dico per voi. Imparentarvi con un materassaio. Ma io credo che sia necessario che sposi quella ragazza. Necessario? E perché? È pieno di debiti. Gli portano via la casa. Allora dite a vostro padre che gli dia dei quattrini. Mio padre. Oh, poveretto. Ma come? Le terre, i palazzi, il castello. Tutto finito. Il raccolto è andato a male. Poi c'è stato il fallimento. Poi si è incendiato il castello. Ma come? Proprio così. Non ha più nulla. Guardate come sono ridotta io. Appunto per questo papà mi ha mandata da lui. Per chiedergli aiuto. Abbiamo fame. Fame? Sì, oh signora. Il freddo morde le nostre carni attraverso le vesti lacere. Se sapeste che strazio sentire i propri figli che chiedono pane e dover tacere,
tacere per non soffocare l'urlo di disperazione che ci serra la gola. Oh mio Dio, a questo punto? Sì. E le notti gelide d'inverno, serrarsi miseri panni addosso, incalzati dal vento che ulula tra il turbinare della tormenta, mentre fervono le danze e i piaceri nelle sale sfolgoranti del castello del Duca di Saint-Cyr. E che c'entra? Che c'entra il Duca di Saint-Cyr? Niente. Avete vasi per gambi lunghi? Guarda. Domando se in casa avete vasi per gambi lunghi, li ho presi apposta da Aliprandi. Dove? Ah, non capite proprio niente. Dov'è la sorella? Cara, ti ho portato questi fiori e due rime. Oh. Prego la signorina Vignali. Cara, ti ho portato questi fiori e due rime. Io disturbo. Pure. Meglio che me ne vada. Ciao, Stella. Buongiorno, signorina. E quando viene quel caro signore, ditegli pure che io lo saluto pacificamente e con molto stile.